Buonasera, io mi sono già espresso diffusamente sulle caratteristiche fondamentali del manifesto nel mio intervento critico pubblicato a margine del catalogo, che vi invito ovviamente a leggere. Riepilogando brevemente, innanzitutto bisogna sgombrare il campo da alcuni possibili equivoci, primo dei quali è un equivoco, diciamo così, etimologico, perché l'aggettivo brut in questo caso si può facilmente confondere con quello che utilizzò Jean Dubuffet negli anni 50 nel teorizzare il famoso movimento dell'art brut. In quel caso tuttavia brut aveva l'accezione semantica di qualcosa di grezzo e di rudimentale, perché lui intendeva fare riferimento soprattutto all'arte dei bambini e dei disabili psichici che seguiva nei suoi progetti. Nel nostro caso invece brut significa più che altro, significa qualcosa di impulsivo, di estremamente sorgivo e di primitivo, quindi con un riferimento polemico soprattutto al fatto che l'impulso creativo, l'impulso artistico, quando è, diciamo, primitivo, estremamente autentico, non sopporta mediazioni, interpolazioni da parte di quelle entità che io chiamo con un termine debordiano, cioè derivato da Wittgenstein, teorico del situazionismo, le vedette dello star system artistico internazionale, cioè praticamente i grandi critici, i grandi curatori, i grandi allestitori di mostre, che sono personaggi praticamente che hanno concorso a far sì che l'arte oggi sia un prodotto impacchettato, una sorta di bene di consumo, di lusso. Quindi c'è un intento, diciamo, polemico volto ad allestire un circuito parallelo a questo sistema internazionale. L'altro equivoco che potrebbe sorgere è credere che il manifesto Brut sia una dichiarazione di poetica, quindi un manifesto stilistico, come erano, diciamo, i vecchi manifesti storici del Novecento. In realtà si tratta di un manifesto di intenti più che altro programmatici ed etici, al quale gli artisti aderiscono, ciascuno portando dentro il proprio background anche stilistico e tecnico, come se fosse un grande picnic nel quale ciascuno porta quello che ha, però nella consapevolezza di aderire a un progetto comune. Le caratteristiche fondamentali del manifesto sono innanzitutto la sua forte impronta sociale, il focus critico è puntato in modo particolare sul rapporto tra arte e mercato, per le ragioni che esponevo prima, ma anche per traslato sulle tematiche, sulle criticità macroeconomiche e politiche che riguardano la nostra epoca, accedendo a un visus, diciamo, un'apertura visuale estremamente larga, a livello sia nazionale che comunitario e globale, anche perché il manifesto ha questa forza di avere molti artisti che provengono da un milieu internazionale, soprattutto non solo dall'Italia ma anche dall'area del centro dell'Europa e dal Belgio, quindi c'è questa sorta di contatto privilegiato proprio con il luogo dove si trovano le istituzioni comunitarie. L'altra caratteristica fondamentale è la sua orizzontalità. Il manifesto ha un carattere rizomatico, quindi capillare, non gerarchico e assolutamente fluido. Tanto è vero che mi è stata fatta preghiera di non citare neanche quali siano stati, diciamo, i promotori iniziali del manifesto, proprio perché non debbono esserci equivoci sul fatto che ci siano gerarchie, fossero anche, diciamo, sottaciute o implicite. In quanto chiaramente orizzontale, il manifesto è anche nomade, non ha una sede fissa, ma praticamente si sposta nelle varie città d'Europa seguendo le varie iniziative che di volta in volta vengono intraprese. Tanto è vero, come ci diceva Paola, le prossime collettive saranno allestite in Germania e in Belgio. Da un punto di vista, diciamo, da un'ottica più generale, io interpreto questo tentativo, come anche altri che sono stati esperiti nel passato, in particolare mi riferisco a un manifesto letterario, New Italian Epic, che fu pubblicato più o meno intorno al 2000, però lì si trattava appunto di un ambito specificamente letterario. Si tratta di chiari sintomi di una volontà di uscita graduale dalla bolla del postmoderno, dell'estetica e dell'antropologia postmoderna, che ci hanno appunto imposto quest'idea dell'arte come una merce tra le merci, quindi come puro intrattenimento. Qui si va chiaramente nella direzione di un'assunzione di impegno e di responsabilità da parte degli artisti, quindi sia a carattere sociale che politico. Chiaramente uscire dal postmoderno comporta dei rischi, perché limitate nella temporalità storica,
che è una temporalità tumultuosa fatta di conflitti, di lotte e anche di disagi sociali, ma ha anche un suo contraltare positivo perché si riacquista così una nuova visione del futuro, un nuovo progetto e quindi anche un nuovo entusiasmo. Pertanto non mi resta, anzi non ci resta a noi come Magma che formulare i migliori auguri al manifesto per il suo, i suoi esiti futuri, e nel formulare questo augurio lascio la parola a Rino Telaro che aprirà idealmente la mostra con una sua lettura performance. Grazie.